Pasqua. Ha vinto la squadra più forte che ha giocato meglio, perciò su questo ci ha messo un po' in difficoltà con questo suo strapotere proprio fisico. Due o tre volte si è visto proprio dei rimbalzi che avevamo bisogno di avere più consistenza. Abbiamo fatto poco canestro per vincere contro queste squadre di questo tipo. Siamo arrivati a 5 punti e loro sono stati bravi sotto pressione con un paio di canestri che ci hanno ributtato indietro. Altro non ho da dire. Come mai la scuola ha iniziato a reagire proprio sotto il numero 19 dal punto di vista dell'intensità difensiva? Abbiamo tirato fuori le ultime energie che avevamo e le abbiamo messe dentro, le abbiamo già fatto anche altre volte, le abbiamo fatto specialmente fuori casa, le abbiamo tirate fuori sotto questo aspetto. È logico che contro una squadra così non si può arrivare a subire questo gap, perché poi alla fine sono stati bravi loro, noi abbiamo fatto degli sbagli, ma loro sono stati bravi, è una squadra che ha degli alti e bassi e questo qui probabilmente contro di noi ha trovato un alto. Campionato lungo, siamo un po' avanti con tutti gli impegni che ci sono stati, e, insomma i rincalzi si sentono un po', sento un po' di fiacchezza forse. Sento un po' corta la panchina. Il problema è che adesso mancano 5, abbiamo avuto anche noi piccoli acciacchi, gente che è stata ferma, ad esempio uno come Trevis praticamente ha fatto un allenamento in 15 giorni, perciò voglio dire qualcosa, patiamo, probabilmente ci manca anche magari un pochettino della brillantezza che avevamo prima, questo è normale sul campionato. Ho avuto molto poco dalla panchina oggi. Sì, abbiamo avuto poco per vincere contro queste squadre e non bastano uno o due giocatori. Cioè avevamo bisogno di avere molto di più da un po' da chiunque altro, perciò su questo è evidente, cioè questa cosa qua è evidente, non siamo riusciti a dare un contributo non solo dalla panchina, ma anche con il quintetto base che poteva dare qualcosa di più. Due numeri su tutti, due numeri su tutti, i rimbalzi offensivi di Milano e le palle perse di Sassari. Beh, sicuramente c'è stato un po' di frenesia in un certo punto della partita, sembrava proprio palla volo, palla persa di qua, palla persa di là e tutto. E niente. Ci stanno queste palle perse contro una squadra, abbiamo giocato contro la Milano che si pensava che giocasse il campionato che ha giocato, non abbiamo trovato sicuramente la Milano nelle ultime due partite, cioè, molto merito loro e un po' di merito nostro. Coach, il fatto che la squadra sia così brillante la preoccupa, visto il calendario, perché è arrivata poco brillante perché nel momento in cui è partita difficile, c'è ancora la Reggio Emilia, Roma. No, ma il problema è, non è che mi preoccupa, il problema è che dobbiamo giocare queste partite e è logico che dobbiamo cercare di usare quello che abbiamo, cercheremo di recuperare al meglio fisicamente i giocatori che hanno partito, tipo Jack, tipo Trevis, adesso vediamo Bruzzi della caviglia, siamo così, non vedo, mi dispiace onestamente che abbiamo perso questa partita, però abbiamo perso contro una squadra che come Milano questa volta gioca bene, questa volta gioca male, questa volta ha fatto una buona partita. Una domanda per il dopo Pasqua, arriverà un nuovo giocatore probabilmente, potrà dare, avrebbe potuto dare quei muscoli in più, quei pili in più sotto canestro forse. Ma oggi non si parla, io non parlo mai di questo. Lo darà domani allora. Vedremo un pochettino, vedremo un po' quando arriva e se arriva, in modo da vedere meglio le caratteristiche che ha. Di dietro, secondo venne della consecutiva, magari oggi sotto canestro avrebbe potuto dare qualcosa? Sì.
con i secoli mani, logicamente abbiamo scelto un'altra strada. Oggi onestamente il ha fatto una delle sue migliori partite dell'ultimo periodo, perciò giocare anche con lui e di dietro dentro è molto difficile. Posto? Arrivederci. Buona Pasqua. Sicuramente siamo molto soddisfatti per aver giocato una grande partita contro un grande avversario, spinto da un grande pubblico che fino alla fine lo ha provato a farlo rientrare in partita, però oggi credo che sarebbe stato molto difficile per chiunque. Abbiamo approcciato la partita nel modo giusto, come avevamo preparato, con grande energia e soprattutto senza paure, senza tensioni, senza egoismi, passandoci la palla, difendendo, correndo, muovendola come vorremmo fare, come durante la settimana lavoriamo per fare. Oggi siamo stati sicuramente molto più consistenti nel portarlo alla partita e nel competere anche a livello caratteriale con grande energia e grande determinazione. Chiaro che tutti sappiamo che quello che ci si dice in settimana e quello che si lavora in settimana vale poco nei confronti poi della realtà, dei fatti, della competizione, se poi non si porta il giorno della partita in campo. Però ritorno sicuramente prevenendo qualche domanda a livello di che cosa ci siamo detti, cosa abbiamo fatto. L'importante è che tutte queste manifestazioni di compattezza e di serietà nel lavoro sono portate poi nel momento in cui sotto pressione la competizione a volte ci aveva distratto dall'unità di intenti, dalla ferocia difensiva, dall'atteggiamento giusto che bisogna avere, che non vuol dire che anzi Anche proprio adesso, dopo una grande partita, ritornando a giocare in casa, noi abbiamo una traiettoria da squadra fuori casa di altissimo livello, e una traiettoria da squadra in casa, un cammino di basso livello, per cui proprio adesso è il momento dell'allarme, è il momento della necessità di moltiplicare l'attenzione, di dare continuità, perché torneremo a giocare in casa con una squadra più bassa di noi in classifica, che sono le situazioni, diciamo, tipiche a rischio se la nostra, se non trarremo, ripeto, energia e benzina da questa grande partita di oggi. La balistica da fuori vi ha aiutato nelle percentuali? Sassari di solito va più a segno, questo è stato anche un tema di questa partita. Ma abbiamo tirato male da 3 punti. Entrambe le squadre non hanno tirato bene a 3 punti. Direi che con le difese esistenti oggi, che si chiudono in area con grande energia, grande atletismo, molte volte l'unica scelta che rimane comoda senza forzare è quella del tiro. Direi che le nostre scelte di tiro sono state quasi tutte buone oggi, credo che anche la maggior parte di quelle di Sassari lo siano state, nello stile di ciascuna delle squadre. Direi che il tiro da 3 punti oggi sicuramente non è stato un fattore, come sicuramente lo è stato in tante partite di Sassari e in diverse partite anche nostre. Avete sfruttato muscoli centimetri sotto punto, avete fatto un buon 40% di punti con servizio sotto a lungo. Sì, soprattutto direi che... È stato facile contro una squadra leggera come Sassari che paga? Sinceramente che Isli sia più leggero dei nostri centri mi sembra tutto da dimostrare, nel senso che poi bisogna vedere anche come uno gioca, non è una questione di chili, è una questione di forza, di intensità di gioco, per cui onestamente credo che la maggior parte delle nostre situazioni sono state situazioni in cui abbiamo cercato di attirare gli aiuti della difesa di Sassari per poi creare opportunità di tiro per gli altri. Questo è stato, io penso, l'aspetto fondamentale, con 19 assist con la buona circolazione di palla.
qualche volta siamo riusciti ad attaccare fino in fondo, qualche altra volta abbiamo scaricato, qualche volta abbiamo fatto canestro sugli scarichi, altre volte no, però c'è stata sempre una logica, quasi sempre, tranne in un momento di sbandamento in cui abbiamo accelerato i tiri, ma i tiri non da tre punti, i tiri nell'uno contro uno però, e lì senz'altro, quello è senz'altro un aspetto sul quale potremmo migliorare. E tanti rimbalzi offensivi anche. Al discorso dei rimbalzi, strettamente, noi non siamo sicuramente una squadra di specialisti rimbalzisti, questo è chiaro ed evidente nelle caratteristiche dei giocatori, nella loro storia pregressa. Però l'approccio anche qui, l'intensità, la durezza nel taglio fuori, può compensare delle, diciamo, deficienze di caratteristiche individuali. E così è stato, oggi abbiamo preso 11 rimbalzi, leggo più di loro. E la loro è una delle migliori squadre di rimbalzo d'attacco tra l'altro del campionato, e credo che comunque tutto vada scritto all'energia e alla compattezza, alla competitività. Non è che improvvisamente siamo diventati una squadra di grandi rimbalzisti, che non lo siamo, però possiamo competere anche a rimbalzo se ci mettiamo quel plus, diciamo, di energia e di aggressività. Mi sembra, Sergio, se tutto quello che hai detto, un bilanciamento tra gioco dentro e fuori, che non è che si sia visto sempre, poi una difesa che ha prodotto anche dei recuperi che solitamente non vediamo. Per usare il tuo termine, insomma, avete avuto rispetto di voi stessi oggi? Ah, direi che andrei più su questo, nel senso che è chiaro che dal punto di vista, le cose dal punto di vista tecnico sembrano più belle o meno belle, più fluide o meno fluide, a seconda molte volte della concentrazione, dell'attenzione, dell'energia, dell'intensità con cui si gioca. Sei giorni fa sembravamo una squadra senza la minima idea di cosa fare in campo, e oggi sembravamo una squadra con un'idea molto chiara su cosa fare in campo. Sei giorni fa sembravamo una squadra con poca voglia autentica di vincere, oggi sprizzavamo voglia di vincere a tutti i posti. È chiaro che il livello del rivale, il fatto di giocare fuori casa con diciamo più una situazione ambientale diversa, aiuta a unire, questo non c'è dubbio, è un fatto di tutta la stagione, però dobbiamo sicuramente trovare, per questo dico che ho ottimismo nei confronti del playoff, però per poter avere continuità, che anche nel playoff sarà necessaria, bisogna, come dicevi bene tu, che rispettiamo noi stessi, cioè al di là del fatto di come si chiama il rivale che ci abbiamo di fronte, che si parta da un profondo rispetto, una maniera molto seria e molto leale di vivere il fatto di essere una squadra. E questo si consegue, si ottiene se si superano i personalismi, se si riesce a mettere da parte il desiderio legittimo, anche se vogliamo, di protagonismo individuale, e viceversa ci si concentra solo ed esclusivamente sul successo collettivo, che al fine dei conti è la ragione per la quale siamo tutti pagati, è la ragione per la quale il nostro sport si gioca in 5 o in 12 o in 10. Una cosa, sei giorni fa se vai con le valigie in mano, adesso ma guarda, non ho risposta per questo, tu sai benissimo, e ti invito anche a manifestare qual è la situazione reale, al di là di quello che poi si può chiacchierare fuori, però tu hai un osservatorio privilegiato, tu Vincenzo, un osservatorio privilegiato per poter effettivamente palesare qual è la situazione reale. Alla fine quello che conta, con il massimo rispetto per l'opinione di tutti, è squadra, società, staff, queste sono le componenti decisive. Poi tutto il resto va rispettato, poi ognuno è anche libero di dire bugie, ne risponde o non ne risponde, come nella maggior parte dei casi, ognuno è libero di esprimere qualunque opinione, poi se però dovessimo correre dietro a tutte le opinioni, a tutte le cose, diventeremo matti. Quello che importa sono le opinioni interne nostre. Grazie.